grossi rami che minacciavano di cadere sulla carreggiata all'altezza del bivio di Barcola. Ecco il perché dell'intervento in forza dei vigili del fuoco con la necessaria autoscala per mettere in sicurezza la situazione ed evitare che le massicce alberature provocassero danni e incidenti potenzialmente anche gravi. L'intervento dei pompieri è durato poco più di 2 ore, dalle 13 circa alle 15. 7 gli uomini del comando provinciale impiegati sul posto con l'ausilio di 2 mezzi. L'asse stradale è stato chiuso a spot dalla polizia locale, ovviamente durante la caduta dei rami, per poi procedere via via con un senso unico alternato in modo da non bloccare totalmente la circolazione sulla riviera, che logicamente ha subito rallentamenti e code a tratti. Sul posto anche il personale di FVG Strade, titolare della gestione della costiera, per sincerarsi dell'intervento e valutare ulteriori possibili potature per mettere in sicurezza altri punti dell'arteria.